Ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo. La stagione estiva è ormai ai titoli di coda, ma inizia invece quella del Prosecco nelle colline di Conegliano e Val d'Obbiadene. Quindi ne abbiamo parlato più volte, l'unione nel Veneto del sistema Dolomiti assieme a quello delle cantine del Prosecco e con Venezia. Proprio delle cantine del Prosecco è concentrato oggi questo numero, visto che siamo proprio in tema di vendemmia. Allora, ringrazio e saluto Elvira Bortolomiol. Ciao Elvira, benvenuta nei Grazie. nostri studi. Cantine Bortolomiol, quindi un'eccellenza del territorio delle colline di Val d'Obbiadene. Anzitutto, permetti un dato di fatto, un'impresa al femminile. Siete quattro sorelle che dal 1949, sull'eredità del papà, continuate a gestire con successo chiaramente questa impresa di famiglia. Caso, diciamo così, quasi un unicum, che quattro sorelle e l'80% del consiglio di amministrazione al femminile. Si gestisce quindi con grande successo il ruolo dell'imprenditorialità femminile. Mi sembra questo un dato rilevante dal quale partire, Elvira. Assolutamente sì, proprio nel cuore del Conegliano Val d'Obbiadene, quindi delle colline, le famose oramai colline patrimonio dell'umanità, e quindi un aspetto così importante, così ricco di valore. E noi abbiamo proseguito la mission del papà Giuliano Bortolomiol, che comunque voleva proteggere questo territorio e lo voleva esaltare con un grande vino, quale il Prosecco Superiore. Quindi da lì noi abbiamo ripercorso alcuni, diciamo, già solchi tracciati da lui e li abbiamo portati alla luce attraverso anche la nostra visione sul futuro. Una visione che è legata al territorio, al nostro territorio, dove abbiamo sempre vissuto, dove sono vissuti i nostri avi fin dal 1760, ma abbiamo voluto diciamo, proiettare questa nostra missione nel futuro attraverso i concetti che sono più ampi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Questo è diciamo, il fulcro sul quale noi ci stiamo muovendo per mantenere non solo la qualità del nostro vino, le selezioni, i cru, eccetera, ma mantenere una sostenibilità di territorio, quindi di possibilità di coltivare la vite su queste colline che sono così difficili, così ripide, dove tutto Certo. è fatto a mano, e poter raggiungere questo risultato, quindi il mantenimento del futuro per le prossime generazioni. E voi questo lo applicate concretamente, perché ho visto che avete un bilancio di sostenibilità dove si mira a raggiungere alcuni punti che l'Unione Europea stessa ci chiede, perché permettimi Elvira, adesso si parla di ESG, però sa anche un po' un greenwashing, cioè magari una cosa di facciata parlare di sostenibilità, voi invece lo fate proprio nel concreto, con un bilancio apposito, no? La concretezza di questa attività è importantissima. Noi non vogliamo assolutamente mettere in campo progetti che poi non sono o realizzati o non possono portare a dei risultati. I nostri progetti sono molto concreti e per questa ragione li abbiamo voluti racchiudere in quello che è il bilancio di sostenibilità che l'Europa ha lanciato attraverso il Green Deal, ma non solo, riuscendo ad arrivare a diciamo, raggiungere i punti legati all'agenda ONU che riguardano appunto varie sfaccettature di questa sostenibilità. È chiaro che per noi c'è un aspetto ambientale, perché comunque noi lavoriamo su queste colline, c'è un aspetto sociale, perché lavoriamo con i nostri viticoltori Sì. attraverso dei progetti che riguardano comunque un protocollo di gestione sostenibile del vigneto, e un aspetto, diciamo, economico, perché come sappiamo le colline sono difficili, il costo per produrre 1 chilo d'uva è il triplo di quello della pianura, e di conseguenza tutto questo deve avere un Certo. suo, diciamo, equilibrio che porti poi a dei risultati efficaci sui mercati. Noi dobbiamo mantenere dei mercati sia nazionali che internazionali, e su questo contiamo di poter diciamo, proseguire in questo percorso anche nel futuro. Quindi la famiglia è unita in questa proiezione verso quello che sarà il futuro anche del mondo del vino, perché non dimentichiamo che ci sono
situazioni non facili al momento a livello europeo e sì, a livello italiano. Vedi Germania, no? La crisi tedesca è un po' anticipato, pesa un po' la crisi tedesca? La crisi tedesca pesano anche situazioni, come tu puoi immaginare, delle guerre in corso, per cui siamo comunque in una situazione molto delicata a livello internazionale. Per quanto riguarda l'aspetto invece dei mercati interni, riguarda molto di più e ci stiamo sempre più, diciamo, anche impegnando negli aspetti legati alla ristorazione, all'oreca, a quello che è poi il far conoscere il proprio vino, il proprio territorio direttamente al nostro consumatore. Elvira, hai fatto capire a noi consumatori, insomma, perché quando vediamo un prosecco a un costo di 2 euro rispetto a uno dei 10 euro, c'è anche tutto un perché dietro a tutto questo, no? Assolutamente, c'è un aspetto di valore e di qualità che, se non è diciamo vissuto nelle nostre colline, non è capito certo, attraverso la nostra cantina o le cantine in generale, rischia di perdersi. Questa è un'altra delle missioni importanti che non vogliamo dimenticare, e far conoscere il nostro vino al turismo specializzato, al turismo che arriva nelle nostre colline grazie al patrimonio UNESCO, ma grazie a quello che è stato creato anche del cammino legato alla possibilità di inoltrarsi dentro le colline e conoscerle al meglio, a tutto quello che appunto porta il visitatore sulle colline. E di base c'è di fatto che devono e possono conoscere meglio il vino, il Prosecco Superiore, il Conegliano Valdobbiadene, che comunque ha delle caratteristiche di qualità e di diciamo piacevolezza che sicuramente è unico al mondo. Ecco, unico al mondo, come un'esperienza unica anche a visitare la vostra cantina, avete una particolarità, il Parco della Filandetta. Allora, qui anche l'aspetto turistico, ma anche per noi veneti, insomma, venire a visitarlo, quindi anche vivere un'esperienza. E proprio in questo momento della vendemmia, Vira, in queste settimane, è possibile? Aprite le porte della vostra cantina ai visitatori? Ma la fase della vendemmia è una fase molto delicata, in cui le persone devono essere concentrate all'interno, sì, della cantina, concentrate con i nostri viticoltori, quindi sicuramente l'area della vendemmia e della vinificazione rimane un'area molto riservata in questo momento, ma è possibile visitare il parco, è possibile degustare all'interno dell'antica filanda, e quindi il visitatore comunque può avvicinarsi anche in questa fase così delicata. Previsioni sulla vendemmia, Elvira, come sta andando? Sarà una bella stagione? Sì, sono i momenti clou questi, no? Da queste settimane dipende poi tutto il resto dell'anno, o sbaglio? Assolutamente sì, anche se lo ripeto, è una fase che diciamo dà il via a tutta quella che è la nostra stagione, quindi è chiaro che fare una buonissima vendemmia con dei dati positivi, con dei dati esaltanti anche per portare poi a un vino di grande qualità, è la base per la nostra partenza, quindi è chiaro che in questo momento l'azienda vive il suo momento più diciamo, non dico stressante, ma molto attento, quindi certo. La vendemmia quest'anno si è aperta abbastanza bene, diciamo che come sapete, dopo le piogge che si sono avute, i cambiamenti, certo, i cambiamenti climatici non sono sicuramente favorevoli ad una serenità nell'ambito della vendemmia, però ci siamo, la cantina è aperta giorno e notte, i carri arrivano, vediamo che ci sono parametri che sono molto positivi, e quindi ci auguriamo di portare poi a fine vendemmia veramente un grande risultato. Obiettivi per questa vendemmia, Elvira, in quanto riguarda i numeri di bottiglie, è già possibile fare delle previsioni per voi? Sì, è un'idea che comunque percorriamo tutto l'anno per capire come si muovono i mercati e come noi dobbiamo affrontarli poi, sia nelle diverse tipologie di Prosecco Superiore, di Conegliano Valdobbiadene, sia appunto nei diversi settori. Quindi si prospetta un anno molto più, diciamo, interessante dell'anno 2023, abbiamo veramente avuto momenti
momenti di crisi, però diciamo il Natale si sta avvicinando e questo per lo spumante, per il Conegliano Valdobbiadene sicuramente sarà un momento di riconferma della qualità e della capacità di stare sui mercati. Elvira, ti ringraziamo molto per queste utili parole, allora auguriamo buon lavoro chiaramente a te, tua sorella, a tutto il vostro staff, una buona vendemmia e buon lavoro. Grazie infinite per essere intervenuta ai nostri studi. Grazie a voi, grazie veramente. E ringraziare Simone Tolotta alla regia e voi tutti per la gentile visione e l'appuntamento rinnovato la settimana prossima.